tutti e benvenuti all'interno della consueta rubrica del giovedì dedicata alle medaglie d'oro al valor militare, ospitata sul canale di Erodoto TV del mio carissimo amico Enzo Antonio Cicchino. Oggi vi narrerò, prima riavvolgiamo il nastro, qui spero ormai voi vi siate affezionati almeno un pochino. Oggi vi narrerò del gesto eroico di Bruno Bussolin, nato nel lontano 1921 a Monselice, provincia di Padova, deceduto eroicamente, come vedremo, con un gesto eroico veramente importante, che è sinonimo di tutto l'attaccamento alla vita di questo giovane deceduto all'età di 25 anni. Sottotenente di complemento del 185° reparto paracadutisti arditi Nembo. Volontario, si offriva per un'azione rischiosa al comando di una pattuglia. Assaltava per primo tre munitissime postazioni tedesche, eliminandole. Ferito una prima volta alla gamba destra, rifiutava ogni soccorso, asserendo che la sua unica preoccupazione era quella di andare avanti e, con indomito slancio, primo tra i suoi valorosi, riprendeva l'azione. Colpito mortalmente da una raffica di mitragliatrice in pieno petto, chiudeva la sua giovane esistenza incitando i suoi uomini al grido di Nembo, esempio di altre virtù militari e di ardente patriottismo. Monte San Michele d'Abruzzo, 19 maggio 1944. Mi accingo ora a narrarvi la vita dell'eroe Bruno Bussolin. Conseguita la licenza magistrale a Rovigo nel 1939, passò all'insegnamento a Veggiano di Padova. Chiamato alle armi poi nel febbraio 1941 ed ammesso alla scuola allievi ufficiali di Ravenna, fu promosso sottotenente di complemento nel febbraio 1942, assegnato al deposito del 36° Reggimento Fanteria Motorizzata. Frequentò la scuola paracadutisti di Viterbo dal 13 maggio 1942 e fu quindi assegnato al 185° Reparto Paracadutisti del 9° Battaglione Nembo, col quale, perdonatemi, 11° Battaglione Nembo, col quale partecipò alle operazioni di guerra svoltesi in territorio nazionale col Corpo Italiano di Liberazione dopo gli avvenimenti dell'8 settembre 1943. E il nostro viaggio invece finisce qui. Io, come di consueto, vi saluto. Il mio saluto è esteso con quello di Enzo. Vi do appuntamento al prossimo giovedì.